ragione per 3 giorni non avevo il cellulare. Non c'è vacanza migliore che 3 giorni senza cellulare. Lo so, infatti praticamente questo qui attaccato quando c'è il giusto per fa vibrare la porta. L'ho messo insieme con armonia, in realtà il mazzo di fiori e il cellulare sono due cose che uno tiene in mano, invece sono in armonia su questo filo di nylon, non a caso un filo di nylon, insomma, perché comunque meno male il nylon ha sostituito la seta. La seta. Spazio a meno. Ritornello che ti viene quando sei di buon umore o ogni tanto canti o fischi. Faccio diventare un canto d'uccello, no? Come un linguaggio codificato. Mi piaceva l'idea di collaborazione, di condivisione con tutte le persone che potevo trovare al momento delle registrazioni. L'ho modificato sul computer e un discorso sul linguaggio. Gli uccelli hanno un linguaggio, gli artisti hanno un altro linguaggio, era proprio questo antropomorfismo. Una lettura del paesaggio, mettendo questo meteorite sul lago, fatta da mio padre. Il progetto nasce voler fare questo intervento in questo posto e utilizzando, diciamo, anche un luogo, il territorio che è questa cava di pietra, estrapolando un meteorite. Volevo coinvolgere il punto di vista di una persona a me esterna nel rifotografare questo territorio. Ho pensato di collaborare io con mio padre, appassionato di fotografia, soprattutto di paesaggi. Per te il meteorite è quasi il rapporto con, nel senso, quasi un rapporto di famiglia, nel senso con tuo padre, cioè è quasi un escamotage per... Totalmente. Ha ripulito tutta la camera oscura qualche giorno fa e riniziamo a stampare ieri. Allora, ci deve essere l'approccio paesaggistico di un fotografo che fa paesaggio. Il paesaggio è stupendo. Comunque è bello anche questo, anche quello. Lui leggerà un testo di Senghor. L'idea di fondo però è quella che si è già realizzata, e cioè con trasferire la sua situazione di persona limitata nella libertà come suo avvocato, che, spiegandogli che partecipava ad un evento d'arte, ho fatto questa istanza al giudice, chiedendo al giudice di autorizzarlo a trasferire l'obbligo di firma da Montecatini a qui. Il motivo per cui il progetto è questo è che quando mi ha invitato a partecipare, una delle prime cose che ho letto riguardava la libertà. Proprio questa parola mi ha fatto pensare all'idea di portare qui qualcuno che invece fosse parzialmente privato della libertà. E quindi noi siamo qui perché comunque c'è Sid insieme a me. E poi questo lo posso dipingere di nero oppure toglierlo. Con un acrilico, certo, potrebbe funzionare il nero su nero, no? Ovviamente girando tutti questi spazi avevo scoperto che questo luogo non era stato utilizzato. Il ponte, il sotterraneo della Filanda
era rimasto così inosservato. C'è una galleria tutta in mattoni, una volta di mattoni bellissima, e questa può essere veramente un sotterraneo, un'officina creativa dove sviluppare progetti sonori. E la scelta musicale, niente, ho chiamato tre miei amici DJ e ognuno con un proprio repertorio ha sonorizzato questa galleria. Embraces the concept of looking great on the inside as well as on the outside. Dear General. Che si collega al lavoro che io faccio normalmente, che prevede la traforazione della lamiera, ma in questo caso di diverso c'è questo elemento di passaggio tra esterno e interno, no? Perché quando sono stato invitato a fare un lavoro qui, la prima cosa che mi ha molto colpito è la storia di questo luogo, penso come a tutti gli altri artisti anche. C'è una forte sollecitazione, a me viene in mente la vita che c'è stata qui, che non c'è più, però mi sembra di percepirla venendo qui, questa vita. Creare un passaggio di luce, di aria, di comunicazione tra esterno e interno, in questo gesto ci ho visto la possibilità di trasmettere questa emozione che ho avuto io. Pensando di usare testo, cioè luce è una dita scalia sotto, la storia dell'industria di seta, anche la storia di nylon. L'installazione si compone di tre lavori, si chiama esposizione multipla scomposta, e qui vuole essere, diciamo, una frattura tra quella che è l'opera e le due opere finte, che sono Abracadabra e il sonoro. La prima opera, che è quella vera, diciamo, è questa, che è una fotografia fatta con una scritta, la scritta Carlo. Poi c'è il neo, che vuol dire, Abracadabra, io creerò come parlo. Mentre invece la fotografia, il titolo è Nessun nome. E poi c'è un sonoro che si chiama Amsa Mantra, che è un vero mantra, vuol dire io sono questo. Quindi... una gradazione di colori che va dal giallo a un marrone scuro. Sotto le alzate della scalinata. Salendo le scale uno arriva nella stanza grande e lì c'è poi un quadro che presento. È sempre una scalinata giocata su quasi gli stessi colori. È sempre giocato su questa idea della scala, che di avere quasi un'ascensione. Dalla famiglia, che poi anche la mia famiglia, la famiglia finlandese, per trovare uno spazio anche per la parola, per la conversazione, per la lettura. I tre temi che verranno, che daranno poi il filo, lo spunto alle tre conversazioni sono libertà, uguaglianza e fraternità.